Allora mi mandò a studiare io e mio fratello veterinario. Sì. Ma la differenza è che lui restò là, io non ho voluto capire, non ho capito. Allora mio padre che fece per punizione? E se mi sei venuto da là, e ho morito. No, voglio morire, ma non voglio studiarci. Schiettano fare là, ma da qua me ne venire. E poi morì. E mettiamo a macinare la cera, tenemmo poi un mugnato, certo si Giovanni d'Agostino, Taurone, così detto soprannome. E lavoravamo Sì, ok. Un po' di rumore. sì. Così. E la lauraia uno che si immaginava. Sì. Questo è. C'erano due morì. Giusto come mi disse allora, i palmenti, lei erano i mulini con l'incassatura di legno, Sì. c'erano tavoloni di quercia così due, alti 50 centimetri, lunghi per 2-3 metri, era fatto per l'incassatura, questi lungaroni così, poi era fatto così, con l'incassatura qua che erano le macine. I Sì, mulini, erano una fianco all'altra. uno sì, uno a destra, uno a Una a sinistra. sinistra. Come si scende c'era uno mulino, un po' dentro, come di fatto voi vedete che a coppa ci sono due vasche, una è quadrata, che questa poi la fece Don Nicolò Falcone, e l'altra è rotonda, proprio sotto, là, a fianco a quella quadrata ce n'è un'altra, vicino a quella cabina alta, là, che è rotonda. Quelle erano tutte e due rotonde, prima, Prima, le torri, originariamente, chiamavano le sì, torri per le l'acqua, torri, certo. si univa l'acqua, cadeva l'acqua là e poi gli finisce ambuto sotto, accennava La ruota idraulica. una ruota a stella sotto, Sì. Fatto. fatta intorno, mattina l'acqua vicina, fece il giro, con una forza, perché era così, era proprio un imbuto così grande, perché... Questo nel lato. La vasca Sì, era quindi così, va in butto. rotonda, allora era larga sopra e gli finisce a questa larghezza sotto, fatta un po', fatta tutta a scarpellini. Là erano Sì. pezzi grandi di pietre, erano tagliati scarpellini, c'erano fatti questi buchi grossi. Vicino a questo buco c'erano messo questa specie di imbuto, la chiamavamo noi la cannella, la A cannella. chiamavamo allora. Allora era fatta, piantata dentro un muro, questo Che muro, usciva. inzeppato attorno a due, e sotto Andava. l'acqua era in pressione, talmente era la pressione forte, che spingeva questa ruota, fatta galtone, a stelle, come la ruota, quando la ruota, viste che i traini, quel carretto grosso, non so come conoscete. Sì. Una ruota così, resta solo che là ho traino dai miraggi, mentre là c'erano gli alettoni, tavolo così largo, Erano chiuse no, perimetralmente o così, erano aperte? aperte, una qua, un'altra qua, una Così, stella, una stella, tante forte, palle tutto sopra, in modo che l'acqua come usciva, per schimbuto, ma chi vicino là la fece faceva girare, girare la ecco, ruota. aveva una forza terribile. Come è fatto da sotto queste lamie poi, Come si arrivava chiamavano l'acqua queste? fino Come fuori. chiamavate E lamie, le? Lamie o del. lamie rumbierne chiamavano, lamie rumbierne, Rompì. così allora così chiamavano, sotto la lamie rumbierne, lamie Quindi rumbierne. là sotto ci sono due gallerie, due canali. Sotto là Sotto al ci mulino. sono, muoviti io, sono due cose, Gallerie, due due involte, una a destra e un'altra a sinistra. separate. Separate, se separate, come di fatto, se voi E quindi. scavate sotto, Sì. vedete i lami, una qua e un'altra, presso subito con lo stesso, messo c'è un pilastro, qua ce ne sono due lami. Due. Sotto queste lami, dentro queste lami c'erano serrute, che poi veniva azionata da sopra, che si apriva l'acqua, sino perché sopra poi. C'era, dove era vicino a questa cannella, che dicevamo noi la cannella, Sì. parlando, Parlate, parlate. c'era un albero così, una tavola messa, si girava, allora queste che facevano? Che erano un po' inclinate così,
La galletta era inclinata così che partiva vicino ai raggi radio. Allora che c'era per poterla fermare? C'era un fuso che veniva azionato da sopra, così che lei a croce. Quando girava che non alla caccia era Natale, si metteva che sotto l'acqua, che gli fa la parte, la buttava sotto la mia. Salzava la cannella e non toccava più la ruota. E si fermava il mulino. Fermava. Questo era un modo per fermare il mulino. Per però poteva girare pure a poi poter alzare la ruota, perché poi veniva poggiato. C'erano un lungarone di legno a terra, sempre di querci. Sì, lungarone. Doppio così. C'era qua, si metteva, c'era un fuso così chiamato, che manteneva quella ruota di legno che poi quella azionava immagine sopra. Così. Questo qua c'era la cosa di acciaio. No, la punta d'acciaio. È la punta d'acciaio che sempre con la rospa chiamavano, io non so come si chiama. Sì, sì, sì. Ma non so come si chiama. Questo per cavallo dentro, qua era la ruota, come battia l'acqua che si girava. Girava. Loro per poter sollevare le macine là, l'altro lato, sì. Da una parte c'era quelli che chiudeva l'acqua, l'altra parte c'era quelli che per sollevare le macine, sempre di legno, con una valvola, si metteva in casa e le macine si sollevava. Quindi era lì, era una specie di gru. Di gru. Ecco, una specie di gru. Ma come chiudeva quello lì? Di battelere. Ah, bacia mia moglie. Ah. Ti capito? Sì, sì, non sì. So se mi sono spiegato, se avevi potuto capire. Perfetto. Perché io adesso potevo fare proprio un disegno. Vabbè, se ci spiegate un po' come era fatto il mulino. Il mulino era. Sono due mulini. Ma questo sì, il mulino e la bacia? No, è una fotografia. Non era così. Non era così. Questi qua sono i mulini elettrici. Talmente sì. Come ce l'ho io qua in paese. Infatti sotto proprio proprio questo era fatto con primaci, qua sì. Tramoggi, questa sì. Tramoggia di carne. Vabbè, lo stesso là, da qua c'era il coprimaci, non era fatta a stile così ordinato, ma più a tina. E facevano là, erano, come voglio dire, facevano i falegnami a loro. Come un tino, turno tu. Sì, questo tino si metteva attorno alle macine, mm-hmm. Perché le macine erano una sotto e l'altra sopra. Sì. Poi attorno a queste macine, per evitare che la farina, quando si macinava, usciva fuori, c'erano questi coprimacine attorno. Sotto, davanti al coprimacine qua, c'era un boccale che chiudeva la farina, sotto c'era una matrava, che arriva la farina lì, la gente qua la paletta. La paletta era legno. Di legno, la paletta. Dava la farina, me la vendosa, sempre farina integrale. Crusca e poi? Macinato grano, macinato impresa. Poi andavano a casa. E cernia. Facevano la farina, preparavano il forno. Però rimaneva sempre qua la crusca macinata, non è come i cilindri. Come cilindri. Questi che ho qua, perché il cilindro qua sbuccia, toglie prima la crusca, poi sfarina o grano. Sfarina. Mentre là veniva macinato una cosa là. E la macinavano grano, granone, ciceri, orzo, pavette, un sacco, tutto macinato. Sempre si macinare. Sì. Ma là mi pare che ci sono ancora in macina. Sì, a terra sì, ci sono a terra. Dunque c'era un'ingassatura, su per giù la stessa altezza, che era l'altezza delle immagini, come si vedono a te, perché sono rimaste tra la palla, là, l'altezza là. Ci mancano solo i lungaroni, che veniva l'ingassatura della macina. Erano, come voglio dire, un pezzo di legno così. Volete disegnare? E dopo posso fare? Quando? L'ingassatura era questa, lì. Questa è di legno? Sì. C'è la mace. E qua scusate la farina. Davanti. Sì. Qua c'era una matrava a terra. La farina veniva a cadere. E poi una paletta di legno veniva a cadere. Le persone si dovevano raccogliere. Ognuno si raccoglieva la farina.